Non ce l'ha fatta Giulia Tortale, la 14enne caduta dallo scooter con il fidanzato la sera di giovedì 2 ottobre, incontrata a Sant'Eustachio ad Avellino. Si è spenta nella tarda serata di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati, dove era ricoverata dal giorno dell'incidente. 2 settimane di agonia per la 14enne, per la famiglia e per gli amici, che hanno atteso per giorni pregando per il suo risveglio. La giovanissima Giulia era giunta in condizioni disperate al nosocomio di Contrada Moretti, dopo essere stata soccorsa dal personale del 118, una banale caduta dallo scooter del fidanzatino, sul quale Giulia era già salita tante volte. I due stavano percorrendo la strada che da Contrada Sant'Eustachio conduce a Starze, quando improvvisamente il mezzo ha urtato contro il ciglio della strada, forse a causa della presenza di ghiaia sull'asfalto. Giulia è scivolata dal sellino e ha battuto la testa sul cordolo di cemento presente ai lati della strada, un impatto violento che le aveva da subito provocato un gravissimo trauma cranico. Nonostante le sue condizioni fossero apparse serie sin da subito, i genitori di Giulia non hanno mai perso la speranza di rivedere il suo sorriso. La giovanissima Giulia, figlia di un commerciante del Napoletano, frequentava il liceo artistico De Luca, una giovane vita spezzata da quella fatale casualità a cui nessuno sa trovare risposte. Giulia, 14 anni appena, sguardo vivace, un futuro davanti a sé, una famiglia affettuosa e tanti amici. La vita che si divide tra la scuola, le uscite con i coetanei e la spensieratezza dell'adolescenza, quell'adolescenza che Giulia non ha potuto vivere fino alla fine.